Adesso vi faccio vedere meglio, venite con me. Questa è la seconda parte del lago asciutto, quasi asciutto. C'è un bel ponte, così possiamo guardare meglio. Ecco qua, questa è l'acqua, vedi? Potrei anche scendere là, ma è vietato. Da questo lato qui, insomma, arriva fino a lassù l'acqua, no? Ma ce n'è ancora abbastanza. Questa qua è acqua riserva per bere, come si dice, acqua potabile, dopo che è stata preparata, no? Adesso non si beve, è acqua dolce, ma... ti aspettano mille malattie se uno beve così. Vabbè, quella è una piccola marina, diciamo così. Adesso è chiuso, è domenica. Proviamo a passare dall'altro lato, approfittiamo che non viene nessuna macchina. Mi portano a me dall'altro lato. Ecco qua, è uno, è due, è tre, è quattro. C'ho le gambe larghe io, diciamo, ma non tanto come questo coso qua. Poi la telecamera e la pancia, non ci dimentichiamo. Guardate che bel posto, eh? Qua normalmente è pieno di gente in estate. Là ci sono dei cigni, vediamo se li posso riavvicinare con il zoom. Dove sono? Sono scomparsi. C'è anche il sole contro. Spero che si vedano, non sono sicuro. Già io non vedo niente, sto filmando così. Là c'è un'altra che pesca, quello pesca, no? Non mela, pesca. Queste cacatine che vedete qua, sono degli uccelli, si radunano la sera, la notte qua per dormire. Quello che ho là, questo so io. Hai visto? Vabbè, approfitto che non viene niente e passo di nuovo all'altro lato. Un po' alto però. Hai sentito? Ci sono le cornacchie. Vabbè, ragazzi. Là c'è un altro camping. Vediamo se c'è qualche altra signora. Vabbè, ci vediamo. Ciao, arrivederci.